bel tonfo. Dai, 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 forza! È così! Cavoli! Madonna santa! Sono perso il gol, però è gol. Minchia. E niente, ho pareggio. Cos'è sta roba? Oddio, oh, oh! È una rovesciata. Ecco. Dai, ripartite! L'ho vista dentro! Dai, dai, dai! Ok, ok, dietro! Niente! Oddio, 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 oddio! Oh, 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 oh! Oddio! No! Via, 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 corri, corri, riparti, allora! La cosa più assurda di questa partita qua, Modena Cittadella, è il fatto che io vado a vedere il Modena finalmente, finalmente vado a vederlo, dopo la sconfitta col Palermo. Potevo andare a vedere il derby con l'Argiana? Sì, non l'ho fatto. Potevo andare a vedere la sconfitta con la Samp? Sì, potevo farlo. No! Freddo dicevo, ma è Cittadella, è il momento giusto perché il Modena recupera i punti, perché deve fare la prestazione giusta. E infatti, cosa fa il Modena? Dopo 5 minuti già in vantaggio. Assurdo a dirsi, però era in vantaggio. Però subire gol così stupidi da parte del Modena, cioè... stupido ma veramente, cioè nel senso, come fai con una prestazione simile, con dei giocatori come i tuoi, a fare una sgaloppata simile, a far sgaloppare la squadra avversaria e a fare inciampare tra di loro e a fare un gol stupido, che poi si è provato più volte con loro a fare un gol e meno male che c'avevi Gagno in porta. Poi alcuni giocatori del Modena che non sono proprio entrati non li ho capito, tipo Tremolada, non ho capito che è successo, ma vabbè, dettagli. Poi hai Falcinelli, che dicono tutti che è buono. A me Falcinelli non è mai piaciuto, sinceramente neanche essa piace. E se non sbaglio l'altra volta c'era Ponzi che ha fatto una buona prestazione, stavolta Ponzi a me non è piaciuto per niente. Poi sono più fisici loro, sì, giocano di più loro, sì, hanno un tifoso che fa schifo, sì, non c'è un tifoso, è Cittadella, e poi una città di 20.000 persone porta con sé comunque l'onore di essere una squadra che riesce a bloccare il Modena. Top. È assurdo come con la difesa 4-2-3-1 o 4-3-3, non mi ricordo adesso, l'altra squadra si è riuscita a bloccarci. Ma è più assurdo come loro si è arrivati più volte al tiro e il Bologna no. E il Bologna, il Modena no. Cioè, nel senso, tu dopo che fai il primo gol, non ti chiudi la tua area di rigore per il resto della partita, sperando in un miracolo e di mantenere il vantaggio. Invece proprio il loro allenatore del Modena è proprio Bianco. Nel senso, Bianco era il vice allenatore di Allegri. Ragiona uguale. Se il Modena attualmente ha 18 gol fatti, 17 subiti, è perché Bianco ragiona proprio così, stupidamente. Cioè proprio come io vince 1-0 e basta. Dopo l'1-0 mi chiudo in difesa. Ed è quel che hanno fatto, cioè, più dopo l'1-0 non è che hanno spinto per fare il secondo gol, cercato di fare, no, proprio zero. Il Modena ci ha provato quell'occasione lì, sì, può essere, ma poi tra calci d'angolo, calci di punizione, eccetera, eccetera, non ho visto altro. Cioè, è assurdo dirlo, ma non ho visto altro. Falcinelli può essere che ci abbia provato, però sinceramente, ripeto, al Modena manca un terminale offensivo, l'anno scorso era Dio. Ci provava, faceva il gol. Falcinelli non è così. Non sa tirare mezzo gol, mezzo tiro in porta in Serie A, figurati in Serie B. Ragazzi, cioè, siamo seri. Poi, la difesa, non lo so, mi lascia un pochino dubbioso, molto dubbioso. Se non sbaglio, sarà il Modena anche una delle migliori squadre in Serie B, nel senso come difesa. Ma come attacco, ragazzi, tra le prime 8 attualmente siamo scivolati all'ottavo posto, tanto per dire.
E fino a qualche anno fa eravamo terzi. Vorrei dire che come attacco 18 gol fatti, chiaramente, pecca un pochino, eh. Il fatto che poi non sei attaccati a segnare, ma i centrocampisti o i difensori, ma vorrà pur dire qualcosa. Perché il gol, cioè, ragazzi, come fa ad arrivare un'occasione corale dopo 5 minuti? Vuol dire che tu hai spinto poi dopo 5 minuti lì. Ma se poi posso palla alla fine partita è 60-40 parte loro, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, nel senso, io posso anche capirti che tu dici, ma io sono qua perché voglio mantenere 1-0, fare l'1-0 e mantenerlo e basta. Ma se dopo hai preso anche il 1-1, devi provare a fare il 2-1 tu, non il tuo avversario. Invece in questo caso qui ho visto tutt'altro. Molto, molto. Visto più che l'altra squadra attaccare che noi, e perché noi cercavamo di mantenere, ma soprattutto loro erano quasi superiorità numerica. Nel senso, sembrava quasi che loro avessero un giocatore in più. Non so, questa sensazione qua ho avuto. Nel senso che, boh, cioè loro dopo un po' ci hanno messo cioè, nel senso proprio il loro gioco in testa, e non riusciamo più a uscire dalla nostra area di rigore, la nostra area. È assurdo. Eppure ha un terminale offensivo molto buono il Modena, cioè nel senso come qualità ce n'è, però com'è possibile che loro con tre giocatori, tra cui Cassano, riusciano ad arrivare in porta in tre tocchettini, noi no? Boh, come fai a fare il primo gol con quei tre tocchi lì, ma poi il resto non riesci? Non me lo riesco a spiegare, sinceramente. Boh, vabbè, aspettate un attimo che devo fare una cosa, un attimo, arrivo subito. Sulle fasce mi è piaciuto sia Okada che Ponsi, ammetto, ma a centrocampo vedere Palumbo e Manconi e Bosanai, cioè, mi hanno un pochino stupito in modo negativo, perché l'unico veramente che ci provava in attacco appunto era Falcinelli, che poi non è che sto granché. Poi c'è da dire che hanno fatto entrare un sacco di primavera, non ho capito perché sta cosa qui. E c'è, cioè, per Strizzolo che nel finale ci ha provato a fare qualche tiretto e qualche passaggio, solo che appunto il portiere è stato bravo a pararla. La bella parata è in curva. Poi c'è da dire che anche Gagno, da quel che ricordo, a parte che sembra che Gagno si è trasformato in Onana perché provava a fare i giochetti di palla a piede, e in quel momento lì mi saliva tipo, oddio, questo qui sa per fare un casino. Però devo dire che anche Riccio e Ponsi e, come si chiama l'altro, Zaro, mi sono piaciuti. Ma non fino al punto di dire che sono una bella difesa. È vero, subito sono un gol. Però nel gol lì c'è stato un casino assurdo. Okada, non lo so, sinceramente. Ok, che riesce a recuperare i palloni, ci sta. Però li perdono anche parecchio spesso, eh. Poi veramente non puoi a metà primo tempo già essere lì, tu a rincorrere il tuo avversario anche se sei in vantaggio. Sei in vantaggio, devi mantenere questo vantaggio, non è che puoi stare lì a rincorrere tutto il tempo. Poi non lo so, cioè, sembrava che la loro difesa lì, quegli altri là, avessero già preparato tutti gli attaccanti del Bologna e del Modena. Nel senso che se non usciva nessuno a fare niente, se non Duka, vuol dire che gli attaccanti erano ben ingabbiati. La cosa fa capire che, oh, se Cittadella è lì, è perché comunque la difesa ce l'ha buona. Difesa ce l'ha buona e anche attacco mio della Bologna. E del Modena! Che Bologna? Modena! Vorrei dire, ecco, tutto qua. Boh, sinceramente io se dovessi fare un mercato a gennaio, cercherei un buon attaccante. Nel senso, servirà. Bosanai proprio a me non è piaciuto come trequartista. Cioè, proprio non era un, diciamo, modo per unire il centrocampo e l'attacco. Per nulla. Veniva bloccato spesso e addirittura gli rubavano palloni spesso. Invece gli altri due, Palumbo ci ha provato, ok, però no. No. Duca dopo il gol ci stava, però mi è piaciuto il fatto che sia un giovane della primavera che appunto riesce a fare questa cosa qui. Quindi ci sta. Però Manconi, mamma mia, cioè, non era Palumbo allora.
Tremolata l'avete lasciato in panchina 90 minuti, mi chiedo il perché, cioè l'avete fatto riscaldare per niente in pratica e non capisco questa situazione. Boh, Cittadella poi, cioè, io non conosco nessun giocatore di Cittadella. Però devo ammettere che hanno una buona squadra perché comunque sulle fasce sgaloppano che è una meraviglia. I loro giocatori sanno anche entrare in area di rigore. Per fortuna c'era Gagno che sa anche parare. E non lo so, devo ammettere che il loro centrocampo lascia a desiderare, però le loro fasce e la loro difesa, insomma, creano abbastanza occasioni. E la cosa non dovrebbe essere una cosa positiva per essere il Modena, cioè, teoricamente, in teoria qualcuno dovrebbe fare in modo di mantenere la difesa bella chiusa e cercare di andare in avanti, piuttosto che farti chiudere in difesa e soprattutto tutto il tempo stare lì a, diciamo, come posso dire in breve, subire gli attacchi avversari. Cosa è successa con Cittadella? Se adesso attualmente si trova, no, ottavo il Modena, è per colpa sua. Ed è il fatto che è proprio attendista il loro allenatore. Proprio un allegriano, come dicevo lì in panchina con qualcuno. Nel senso, si vedeva lontano 3 km che dopo 1-0. Ok, che sgaloppava, ma non gliene fregava niente di provare a fare il secondo gol o il terzo. No, si era chiuso lì, detto tornate indietro, tornate indietro, tornate indietro, cioè provare l'azione, poi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Non lo so. Bianco ci sta perché c'è out lì adesso attualmente, ha fatto una buona dose di giornate in cui ha fatto buone prestazioni, è perché comunque se lo merita. Però comunque ragazzi, io mi dico anche, Modena mio, non puoi segnare ancora la partita, servirebbe qualcuno che sia veramente un attaccante, che non sia né Tremolada, né Manconi, né Falcinelli, né Bosanai, e io proverei qualcuno sulle fasce, fossi loro, e soprattutto io penso che il centrocampo a difesa siate messi molto bene, perché comunque il fatto che subiate pochi gol c'è una buona cosa. Poi c'è Gagno che a me piace come portiere molto. Gagno, come to Roma. I attend you. È italiano perché parlo in inglese non lo si sa, però vabbè. E quindi niente, ora il Modest trova nono, ottavo in realtà. Però sono tutte attaccate lì, come sempre. Basta. Altro da dire? Penso di non averne, però. Stupido il gol subito così. C'è un pasticcio della difesa assurdo in cui loro se la passano 3-4 giocatori e arrivano in porta. Loro poi riuscendo con la facilità assurda a trovare il gioco tra i giocatori loro. Invece io vedo che il Modena non è che ha gioco, però i passaggi ce li ha. Solo quelli però. La cosa è un po' brutta, diciamo, Vabbè, dai, ragazzi. Poi se è concluso così. Ci sentiamo presto, forza Modena, e anche se adesso attualmente è ottavo, c'è ancora un po' di male rispetto al terzo, all'ottavo, non a posto, sono 5 punti di distanza. Io penso che sia ora di mantenere questo distacco e sperare alla risalita adesso. La prossima non mi ricordo contro chi è, però. Niente, vai, ci sentiamo presto. E dai Modena sempre. Bah, vediamo. Bella lì. Mi è piaciuto qualche salvataggio tipo degli esterni, però non mi è piaciuto tantissimo. Ci iscriviamo a questo canale? Facciamo.